La mia è una danza fatta soprattutto di piedi, di velocità nei piedi, di salti, di agilità nelle gambe. In questo caso invece mi sono costretta a non usarli affatto, come se fossero ancorati. Questo ha fatto sì che io dovessi trovare delle nuove soluzioni, una nuova strategia, esattamente come la storia che racconto. È una storia di resilienza, è una storia di evoluzione, di rinascita. E per far questo ho dovuto attingere a tutto il mio bagaglio riguardante l'espressività nelle mani e nelle braccia. E quindi sono partita dal linguaggio dei segni, attraversato il gesto iconico e differenti linguaggi di danza. Il mio processo creativo si è basato proprio sulla decontestualizzazione di codici molto ben precisi, soprattutto riguardanti l'hip hop, ma anche appartenenti al voguing, al walking, alla danza contemporanea, alla danza africana, e li ho riempastati in una maniera coerente ai fini narrativi.